Bentornati in cucina con noi, sono qua in compagnia di Mattia Compagnucci che ci ha invitato a casa sua per cucinare insieme a lui. Ciao Mattia! Ciao Isabella, grazie a voi per aver accettato l'invito. Allora, cosa andremo a fare Mattia oggi? Allora, oggi vi preparo un'arista ai profumi del sottobosco con delle ottime patate arrosto. Benissimo, allora andiamo a vedere per l'arista ai profumi del sottobosco cosa occorre. Allora, 1,5 kg di arista senza osso, olio, sale, pepe, 2 spicchi di aglio, erbe aromatiche, rosmarino, salvia, alloro, ginepro e 2 bicchieri di vino bianco. Allora, andiamo a vedere il primo procedimento. Allora, il primo procedimento ci prepariamo le erbe aromatiche. Mm-hmm. Prendiamo del rosmarino. Benissimo. E appena colto. Appena colto, sì. Okay. E lo andiamo a privare del tronco centrale. Benissimo. Poi lo tritiamo con il coltello, così. Mm-hmm. Non deve essere tanto non deve essere finemente tagliato. Mm. Va benissimo. L'importante anche in maniera grossolana. Sì, sì, l'importante è che si senta il suo profumo e a chi piace anche l'aroma in bocca. Certo. Poi prendiamo la nostra carne. Consiglio anche ai nostri telespettatori di utilizzare anche l'osso, cioè chi ha piacere di utilizzare l'osso, che dà un pochino più di sapore. Però noi per ragioni di tempistiche utilizziamo il filetto. Benissimo. Iniziamo a massaggiare con il rosmarino e tutte le altre erbe. Prendiamo la salvia che ho, che la mia nonna ha colto e io ho essiccato vicino al fuoco. Allora, ecco, parlaci di questo procedimento. Allora, si prende la salvia. Allora, una volta che praticamente quando viene fatta la potatura della salvia, chi ha cespugli enormi, diventa grande e poi si spoglia dentro ed è brutta da vedersi. Viene tagliata, mm-hmm. gli viene lasciato delle piccole gemme che poi a primavera ributteranno. Che la salvia è un po' tremenda come pianta, è buona, però se in luoghi molto freddi può darsi si secchi anche, quindi ci vuole il giusto luogo dove poter. Viene tagliata, io gli levo tutti i tronchi, quelli vuoti, mm-hmm. e li metto in un sacchetto di carta vicino al fuoco e le faccio essiccare. Poi la faccio la trita ed è molto buona a chi non piace sentire la salvia a foglie intere. Sì. Benissimo, e poi viene tritata e questo è il risultato. Sì, poi utilizziamo sempre questa qui, l'ho fatta io, è un mix di aglio e peperoncino. Che questa qui ho preso i 2 ingredienti separati e li ho mescolati tutti e 2 insieme. E è un'ottima idea per rendere un pochino più piccante la nostra arista. Facciamo un po' piccante. Sì, sì. E poi dopo, quando andremo a tagliare le patate, ci aggiungeremo le bacche di ginepro e l'aglio nero. Benissimo, allora, quindi questo è il primo procedimento, sì, da fare. Poi la saliamo anche, l'importante è salarla bene, mm-hmm. bene. E prendo le patate e iniziamo a preparare. Benissimo. Anche le patate. Allora, ripetiamo, stiamo facendo l'arista ai profumi del sottobosco. Abbiamo preso del rosmarino, della salvia essiccata dal nostro Mattia e del peperoncino e dell'aglio e il sale. E sì, l'abbiamo, come dici te, massaggiata. Massaggiata, sì. Oppure, come dice la mia nonna, drogata. Drogata, ecco. Drogata, sì. Sì, si dice. Quindi adesso andiamo a prendere le patate e le tagliamo con la buccia precedentemente lavate, perché non si deve buttare via niente, che sono la parte più buona delle patate, e le tagliamo a fette. A fette così. Chips un pochino più spesse. Sono molto buone in... Si farà praticamente un letto di patate, dove ci andremo ad adagiare l'arista e poi verrà cotto tutto insieme, di modo che le patate vengono arrostite e prendono anche il sapore della carne. Io sono curiosa, Mattia, volevo sapere, ma tu questa passione per la cucina, quando nasce? Perché sei giovanissima. Beh, è nato tutto dalle nonne, ovviamente. Le nonne devono essere, a parere mio, devono essere patrimonio dell'umanità, tutta la loro cucina, i loro insegnamenti. Oggigiorno si va sempre a perdere questa cosa della cucina delle nonne, invece
dobbiamo essere fieri di ciò che hanno passato, ciò che ci tramandano, tutti i loro saperi devono essere dei veri e propri tesori e non vanno perduti come si fa in determinate situazioni. Quindi il mio obiettivo è quello di poter proseguire con la mia generazione e le future generazioni portando avanti il loro saper fare. Quindi mi piacerebbe poter scrivere anche un libro su queste cose, come avvicinarsi alla terra, sapere le stagioni, cosa succede nel campo e in quella determinata situazione. Il mio è un messaggio: non andate a comprare le fragole a gennaio, perché le fragole sono nel mese estivi. A gennaio ci sono molte altre cose, abbiamo le ultime partite di zucca, sì che utilizziamo le zucche invernali durante l'autunno, i cavoli, tutte queste cose così. Poi in estate uno mangia i peperoni, le melanzane, le zucchine. Ogni stagione utilizzare ai suoi prodotti, sì. E ritorniamo un pochino indietro alle origini, soprattutto cerchiamo la roba del contadino, che è sempre ben accetta. Il contadino è molto contento. Allora prendo il vassoio e iniziamo. Sì. E iniziamo a disporle così. Quindi stiamo facendo il letto di patate. Di patate per l'arisa, sì. Così poi si fa un sonnellino. Sì, forno, sì, sì. Infatti deve cuocere molto lentamente, perché se la carne bianca, essendo molto, molto particolare, se uno la cuoce velocemente risulta essere stopposa. Infatti ogni tanto va bagnata con un pochino di vino e un pochino di brodo che fa la base nella base, per non renderla stopposa come è un po' come il petto di pollo: se uno lo fa cuocere tanto risulta stopposo e poi certo, non viene mangiato volentieri come risulta più tenera. E la cosa più importante: va coperta per almeno i primi 20 minuti di cottura, di modo che all'interno si cuocia bene, poi uno, se gradisce dare l'ultima arrostita sopra, cioè, è ben accetta, colore, un po' di colore, sì, per quello non c'è problema. Bene. Facciamo il letto, ormai la metto tutta la... Certo. Allora, mi dicevi che tu sai delle curiosità sull'arista. Sì, curiosità che si trovano su internet, però mi sono state tramandate dai nonni e tutte queste cose così, che ho anche la passione per il Rinascimento, a me piace moltissimo i banchetti rinascimentali, tutte queste cose così, e girovagando nei libri così sono venuta a conoscenza che il termine arista deriva dal greco, quindi non è una parola nostra autoctona, è greca, sì, che significa aristos. Praticamente vi racconto un po' in breve la cosa. Nel 1462 Cosimo il Vecchio, che sarebbe stato il nonno di Lorenzo il Magnifico, fece indire il concilio ecumenico a Firenze, lo fece spostare da Ferrara, che era il centro della peste, dove si era sviluppata di più, lo fece portare a Firenze e fece indire questo grandissimo banchetto. Fece proprio cuocere questo pezzo di carne. Insieme al cardinale, ora non mi sfugge il nome, però questo cardinale greco iniziò a fare complimenti, a dire Aristos, Aristos, tutte queste cose così. I fiorentini subito, quando vedono qualcosa di particolare, pensavano, presero subito questa parola e la fecero su. E da lì è nata l'arista. Ecco, ora sappiamo anche perché. Ecco qua. Benissimo. Allora, innanzitutto per le patate, prima di mettere la carne, prendiamo del sale, le saliamo, almeno così le saliamo. Poi ci mettiamo un pochino d'olio, questo lo produciamo noi, l'olio. Noi abbiamo anche un'azienda di vino e olio. Tutto naturale. Seguiamo noi tutte le particolarità dalla raccolta fino alla frangitura dell'olio. Benissimo. Poi mettiamo il pezzo di... Questo qui praticamente sarebbe tipo del grasso così, del maiale, sì, la parte che viene tolta. Ora la tagliamo, semmai diciamo dei pezzettini, la tagliamo. Questa non viene brugata? No, questa deve dare solo sapore, sì, viene, la tagliamo.
vedi, anch'io ho detto come la nonna. Infatti è il termine giusto, è il termine, ora si usa tutti questi termini molto più sofisticati, però devono essere casalinghi. Prendiamo il pezzo di carne e lo adagiamo sopra, prendiamo gli ultimi rimasuglini della cosa, se poi vi piace con altre spezie, prendiamo. Il pepe che lo mettiamo dopo, perché giustamente sì, deve andare anche sulle patate. Sì, sì. Le ultime, le bacche di ginepro, poi uno se ha l'alloro, se ha chiodi di garofano, l'origano, quelle lì devono essere messe successivamente, perché almeno così rimangano umide e non si bruciano come. Poi prendiamo l'aglio nero, l'importante. Ah sì, c'è rimasto il... Prendiamo l'aglio, lo metto intero. L'aglio nero. Aglio nero, l'aglio sì, nero, dal Giappone. Questo arriva dal Giappone. Dal Giappone, sì, dal Giappone. Sì. Ho un cliente che viene a prendere il vino da noi e ogni anno mi porta delle particolarità giapponesi, come dei biscotti al tè verde che loro usano tantissimo, e si sente che è tè verde rispetto a quello che utilizziamo noi. Sì. E poi mettiamo anche delle, a piacere mettiamo anche delle bacche di ginepro, e questo è il nome sottobosco. È semplice come ricetta e si fa una bella figura. Quindi ora invece che sotto il vuoto andiamo a mettere in forno. Sì, la mettiamo in forno. Ecco qua la nostra arista, andiamo a infornare. Allora, siamo arrivati in fase di cottura, sì, finale della nostra arista, andiamo a toglierla. Allora, la togliamo dal forno. Sì, sì. Andiamo a vedere là, bella tutta colorata. Wow, Mattia, è bellissima. Che tripudio di colori. Ecco qua. Allora, con l'arista ai profumi del bosco, sul letto di patate, bellissima, abbiamo quest'aglio nero che è veramente fenomenale. Andiamo a vedere com'è cotta dentro l'arista e poi la adagiamo sul nostro piatto come consuetudine, facciamo vedere anche come si impiatta e come si presenta in tavola la nostra. Allora Mattia, qua c'è un odore pazzesco, cioè, fa quasi svenire dal... Allora, innanzitutto adagiamo tutte le patate sul nostro vassoio di portata. Notate che le patate le abbiamo messe in forno con la buccia esterna. E cotte insieme all'arista. Mettiamo tutto. Tanto... L'aglio, conoscendo le bocche a casa mia non rimarrà niente. No, davvero, perché non si butta via niente, ma neanche le nostre, sai. bene, quando si fanno le cose bene e sono apprezzate, mi fa molto piacere. Ecco, quindi allora adagiamo, ora abbiate pazienza perché mi ci vuole un pochino, certo, sono dobbiamo, un po' maldestro a volte fare, nel sistemare le cose, fare il nostro impiattamento. Ricordiamo che noi abbiamo fatto l'arista ai profumi del sottobosco e Mattia ha preso 1,5 kg di arista senza osso, l'olio, sale, il pepe, 2 spicchi di aglio, le erbe aromatiche, abbiamo messo rosmarino, salvia, alloro, ginepro e quanto altro ci può essere. Abbiamo dato anche un pochino di pizzico noi col peperoncino e l'aglio. Sì. E 2 bicchieri di vino bianco. Tutto ciò abbiamo messo in forno con questo letto di patate per circa 40 minuti. Dipende anche dal anche pezzo da, di carne. Dal pezzo di carne, dal forno. E andiamo a tagliare. A 180 gradi. Andiamo a tagliare quest'arista. Ecco, il taglio dell'arista, questo è fatto proprio a mano, ecco, vedete il colore, quindi è succosa, morbidissima, sì, succosa, e questa è la nostra arista ai profumi di sottobosco. In quali altri modi si può fare l'arista? Una volta cotta? Allora,
L'arista, se vi dovesse avanzare, ecco, la sera prima, il giorno dopo la potete benissimo, da fredda, tagliare sottile sottile a fettatrice e condire, la mettete sopra un letto di insalata, olio, sale, aceto e fate un bel carpaccio. Un bel carpaccio, dai. Se no, la potete utilizzare anche, la potete impanare e friggerla, ripassare col pomodoro, le famose bracioline rifatte. Tutte, sono tutte l'arista, le polpette. Le polpette o addirittura sott'olio. Sott'olio. Le fate a fettine normali, le passate in padella, le fate prendere un po' di crosticina dove non ha preso colore e poi le impilate uno a uno alternando le erbe aromatiche e sott'olio. E allora qui ti do una ricetta io. Allora, tu prendi la fettina dell'arista, sì, ci fa un pochino di battutino, d'aglio e prezzemolo, la giri, la fai a rotolino, poi con il vino la cuoci e poi la metti sott'olio. Questa bene, l'hai mai fatta? No, no, davvero, allora ti ringrazio. Questa è la ricetta della mia nonna. Bene, bene. Quindi anche voi da casa seguite i consigli di Mattia. E dove possono seguirti, Mattia? Allora, mi possono seguire sia sul mio sito oppure su Facebook e Instagram. Cliccate Cucina con Mattia, trovate tutte le indicazioni del link dove per accedere al sito internet, o se no chi ha Instagram su Instagram. Benissimo. Potete, ci sono molte ricette, è da aggiornare, lo aggiorno piano piano, però... Ma io ho visto ci sono già tante cosine, molto quindi... buone, bene, bene. Allora, noi vi lasciamo con questo profumo di arista immenso, appena vi salutiamo poi ci mettiamo qua e assaggiamo il tutto. E vi diamo appuntamento alla prossima Cucina con noi con Mattia con le sue ricette.